Buonasera dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Secondo le statistiche ufficiali sono state quasi 300 le aggressioni subite lo scorso anno dal personale sanitario in regione. Molte di più secondo i sindacati, ma quello su cui tutti sono d'accordo è che servono più sicurezza e vigilanza. E l'ordine dei medici di Udine ricorda l'esperienza degli alpini di scorta. Ai medici il servizio di Lillo Montalto Monella. 281 aggressioni, sia fisiche che verbali, agli operatori sanitari in Friuli Venezia Giulia nel 2022, nelle tre aziende del territorio, Crodi Aviano e Burlo. Dato fornito dalla Direzione Centrale Salute, che però, secondo i rappresentanti sindacali del comparto, sarebbe più vicino ai 500 casi. Più di un episodio al giorno, cifra considerata comunque sottostimata. Una delle ultime aggressioni, quella alla guardia medica del Gervasut di Udine. Dopo quell'episodio, i vertici della sanità e delle forze dell'ordine hanno affrontato il problema sicurezza durante un vertice in prefettura. Abbiamo comunque concordato con le forze di polizia presenti, quindi anche in particolare con questore, la possibilità di avere un contatto diretto, in particolare tra le guardie mediche, quindi soprattutto quelle più sensibili, contatto diretto, quindi una chiamata diretta in caso di emergenza, in caso di situazioni di allarme e di tensione, ovviamente con l'implementazione del sistema di videosorveglianza che è sempre utile e opportuno. La testimonianza del medico che ha subito questa aggressione ha manifestato la necessità non soltanto di una sorveglianza esterna al sistema, ma una capacità anche di sorveglianza dall'interno dell'ambulatorio. Nel 2018 l'azienda sanitaria pordenonese aveva siglato un protocollo con gli alpini. Le penne nere scortavano i medici in caso di visite in luoghi isolati o situazioni delicate. Garantivano vicinanza, compagnia e deterrenza, ricorda il presidente dell'Ordine dei Medici regionale, Guido Lucchini. Un'esperienza durata 6 mesi, ma giudicata soluzione non strutturale. Il presidente regionale del sindacato SNAMI, Stefano Vignando, rimarca che da allora i problemi non sono stati affrontati e che d'accordo regionale del 2019 è responsabilità delle aziende sanitarie garantire che non ci sia ingresso incontrollato di utenti nelle sedi, ma anche dignità e sicurezza alla figura professionale del medico di continuità assistenziale. La politica in vista.